Mariani non guarda, è rivolto verso la tribuna, parte Neri e Ciappi para. Ciappi ha parato il calcio di rigore di Neri. È veramente drammatico. Era ben angolata la traiettoria. Ciappi l'ha intuita. Disperazione di Neri a fondo campo, sta piangendo. Sta piangendo Domenico Neri. Viene aiutato dai fotografi a rientrare in campo. È veramente drammatica questa situazione. Caro Menchino, purtroppo non è colpa tua, ne siamo certi. Questo è solo un piccolissimo anello di una catena che sicuramente tu non avresti mai voluto formare. Una catena dolorosa. E non hai assolutamente colpa di aver sbagliato questo calcio di rigore. Carboni, l'intervento di Progna. 20 minuti di gara della ripresa. Sempre 0-0. Ancora Neri non si è ripreso, lo stanno quasi coccolando i compagni. Mangoni, pronto a cross, lo effettua. Neri, la rovesciata ed è il gol! Splendida rete di Domenico Neri! Grazie Menchino, splendida rete di Neri, stupendo gol del capitano Amaranto. Il dramma di un giocatore che è passato dalla polvere, come nel momento in cui ha sbagliato il calcio di rigore, all'altare, quando ha forse ridato la Serie B alla sua squadra. Era un po' tutto lo stadio che in quel momento voleva qualche cosa di più da questo ragazzo, che era un po' il figlio della nostra terra, che era la persona che forse più di tutti gli altri, anche se gli altri per l'amor del cielo stavano dando il cuore, però Menchino era quello che volevamo che facesse il miracolo, ecco, tutti, ma non soltanto io, era un po' tutta la tribuna e lo stadio intero che chiedeva a Menchino di fare il miracolo. Partito! A parer mio dovrebbe essere un buon punteggio, non lo so. Dovrebbe essere un buon punteggio, ma non sappiamo, vediamo esultare. Ha perso la lancia Gianni Martino, quindi niente, qualsiasi punteggio è uno zero. Il personaggio che è qui accanto a me è una parte di storia di questa città. Ecco, Dora Bucco. Dice, ma chi è la signora Dora Bucco? Sì, un momento, se magari questo cognome vi dice poco, ma io sono convinto che a tanti aretini che sono accanto alla signora Bertocci, probabilmente dice qualche cosa di più. Avevamo chiamato il batterista degli Sciaguras, però è in tournée fra la Cornia, Palazzolo, Gargonza e Cadicio. Allora ce n'è rimasto solo uno. Io lo so che di meglio non ne abbiamo. Viene da Arezzo, ma non è vero, perché è sempre acigiano, Claudio Scatragli. Torna Spari pure, venerdì alle 21 in diretta dagli studi di Arezzo TV, la trasmissione che ti permette di dire la tua attraverso lo 0575 38 32 33. Prenota il tuo intervento, esponi la tua denuncia, segnala un disservizio, plaudi alle cose buone e positive. Parla, perché con Arezzo TV puoi dire la tua su tutto e su tutti, perché torna Spari pure, venerdì alle 21 in diretta dagli studi di Arezzo TV. Ve la serviamo così. E devo dire anche originale, eh? È estremamente abbondante. Io sinceramente non ho mai visto un piatto del genere. O quantomeno è la prima volta che sento parlare di tagliata d'anatra. Eccola qua. Diciamo è integrato nella nostra scenografia, giusto nonno? Sì, assolutamente sì. Allora vediamo se c'è l'ultimo premio da assegnare. Pronto?
Non sento la telefonia. Ancora no, aspetta. Io devo... Cosa Stacco. Facciamo? Passiamo al prossimo gioco? Regia, che facciamo? Quant'è? Ah no, 3, 3, 6. Poi facciamo c'è 10. Un DVD. E un biglietto. 8,5. E un biglietto sono 10 euro. Ma che giochi vuole? E che base ha la storia della musica? È appunto, è quello che sto chiedendo. E ritrovatemi anche San Pietro. No, è molto bella anche questa della storia della musica, eh? No, stavo cercando una pagina illustrata, ecco. In uno dei volumi c'è anche la base d'asta. 500 anche questa, infatti, mi sembrava. 500. San Pietro!